Ed eccoci al TG del mattino che apriamo con l'inaugurazione della Fiera Pessima. La cerimonia si è svolta ieri sera a Manduria. Sentiamo Michele Iurlaro. C'era voglia, necessità, bisogno di Fiera Pessima a Manduria, una tradizione lunga secoli, fermata dal Covid, ripresa nel Covid, ma è nell'emergenza, si sa, che emergono le cose più belle, più sentite. C'era bisogno di Pessima a Manduria, dove il taglio del nastro è stato vissuto tra mascherine, speranze di ripresa economica e non solo. In buona sostanza la comunità, che è una comunità laboriosa, si attende molto dagli amministratori. O straordinario o ordinario non è questo. Ma si attende molto perché qui c'è un ritardo almeno ventennale di lavoro che non è stato effettuato, per cui adesso in occasione dell'inaugurazione dirò quello che la Commissione in questi 2 anni e mezzo quasi ha fatto, quindi non farà soltanto l'elenco delle opere, farà una sintesi di quello che è stato in questi anni effettuato. La Fiera Pessima è un'occasione, come si sa si fa in marzo, cioè in occasione della festa dell'altra festa di San Gregorio, ma è un volano per l'attività economica. Allora in questo periodo credo che l'abbiano voluta fare proprio in questa, l'autorità civile intendo dire, proprio in questa prospettiva, cioè per dare la possibilità di una spinta sull'economia, visto che c'è una grande sofferenza a motivo della pandemia. Questa è un'eccellenza del territorio di Taranto, 270 edizioni testimoniano l'eccellenza che noi abbiamo, che ci permette di apprezzare le innovazioni e le stesse eccellenze delle nostre imprese e del territorio. È un momento importante perché con questa apertura e questa manifestazione, nonostante il periodo di crisi, ci permette comunque di dare riscontro all'attività del mondo imprenditoriale locale e nazionale. C'è una voglia di Pessima, sì, tra uno stand e una battuta, tra un termoscanner e una vetrina, tra quel bisogno di normalità che sgomita con segnali di timida ripresa. Fiera Pessima, finalmente. E adesso ci occupiamo della giornata trascorsa a Taranto da parte del ministro per la coesione territoriale Giuseppe Provenzano, che ha inaugurato al porto di Taranto la cosiddetta testata del molo San Cataldo. Ha detto che si tratta di uno sviluppo importante per la nostra portualità. Sentiamo il servizio. Il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano ha inaugurato a Taranto la testata del molo San Cataldo all'interno del porto ionico. L'opera, degradata dal tempo, era inagibile, 200 metri nuovamente disponibili. Il costo della ristrutturazione ha superato i 12 milioni di euro. La consegna dell'opera è avvenuta con quasi 2 mesi d'anticipo rispetto alla tabella di marcia. Con questo intervento cambierà il rapporto della zona di Levante del porto ionico con la città. L'opera si completa con gli arredi portuali, che comprendono i binari di banchina. La struttura consentirà un più agevole ormeggio delle navi da crociera. Il taglio del nastro da parte del ministro Provenzano è avvenuto alla presenza delle maggiori autorità civili, militari e religiose della città. Si rafforza la portualità. Io sono qui per ringraziare tutte le autorità, gli enti coinvolti in questa opera, che è importante perché è una tappa fondamentale di quello che vogliamo provare a fare, mettere in piedi un nuovo modello di sviluppo per questa città che punti alla diversificazione produttiva, che punti all'apertura al mondo. Questa è la vocazione storica di Taranto e oggi è un modo importante per riaffermarla. Il recupero di un'infrastruttura importante di cerniera tra il porto e la città è destinata prevalentemente ad uso pubblico, ma finalizzato all'attività croceristica e turistica, e quindi siamo contenti di dare un'altra infrastruttura agli operatori che vorranno utilizzare il porto di Taranto. L'inaugurazione di questa testata pubblica può dare slancio anche all'arrivo delle navi da crociera a Taranto? Beh, sicuramente. Noi siamo partiti, come sapete, ne sono stato un po' protagonista alcuni anni fa, quasi in via sperimentale. Gli approdi stanno aumentando anche perché il territorio sta diventando più attrattivo, il porto già era abbastanza performante, però quel tipo di traffico merita come dire, delle facility, degli spazi adeguati, coerenti con l'attività turistica, quindi senza la promiscuità con le attività commerciali che presentano anche dei rischi, delle problematiche particolari. L'obiettivo è quello, è diversificare e sfruttare
sfruttare al meglio tutte le potenzialità del porto di Taranto, potenzialità che per anni sono rimaste inespresse. L'obiettivo è quello che ci siamo prefissati, siamo convinti, siamo molto fiduciosi di riuscire a raggiungerlo, ma è anche utile la visita del ministro oggi per fare il punto della situazione anche sugli investimenti che al di là del porto riguarderanno la città di Taranto e anche le prossime scadenze, giochi del Mediterraneo e quant'altro. Alla cerimonia di inaugurazione è presente anche l'ammiraglio Salvatore Vitiello, il quale ha sottolineato la sinergia tra Marina Militare e le istituzioni locali per lo sviluppo economico-turistico della città. Con l'accordo che stiamo firmando proprio in questi giorni della cessione della ex stazione torpediniera all'autorità portuale per sviluppare lì un porto turistico e realizzare lì anche un approdo per navi da crociera di medie dimensioni, quindi navi che potranno attraversare il canale navigabile, che potranno rivivere quell'emozione che abbiamo vissuto il 22 agosto con l'attraversamento della nostra Amerigo Vespucci. Subito dopo l'inaugurazione della testata del Molo San Cataldo, il ministro Provenzano in prefettura ha incontrato i rappresentanti delle parti sociali di Taranto e provincia e successivamente, immediatamente dopo, ha tenuto una conferenza stampa nel corso della quale ha detto che il destino di Taranto non riguarda soltanto l'ex Ilva. L'obiettivo del governo è quello di dare un nuovo indirizzo di sviluppo economico e produttivo alla città di Taranto, lo ha detto il ministro per la coesione territoriale Provenzano al termine del vertice in prefettura con gli enti e i sindacati. Hanno partecipato anche i presidenti di Confindustria e Camera di Commercio, nonché i sindaci della cosiddetta area di crisi complessa, Statte, Crispiano, Massafra e Taranto, Montemesolo al momento ha il sindaco dimissionario per motivi elettorali. Si è parlato tra l'altro anche dei finanziamenti per i Giochi del Mediterraneo del 2026, ovviamente i sindacati hanno posto l'accento sul futuro dello stabilimento siderurgico. Qualcuno ha sollevato il problema legato all'indotto, e cioè al presente. Intanto il ministro ha detto che a proposito di ArcelorMittal, il governo punta a perseguire la decarbonizzazione dello stabilimento. L'idea è farne uno dei più grandi hub europei di acciaio pulito. Il ministro Provenzano, infine, si è soffermato sull'idea di governo in merito al futuro della città di Taranto. È una città che non può più vivere sulla monocultura industriale dell'acciaio, ma ha bisogno di espandere le sue potenzialità in tanti settori, anche il settore, diciamo, di un nuovo turismo, un turismo legato alla cultura, legato alla bellezza, questa che in questo caso è anche una bellezza ambientale legata a questo ambiente marino, ecco perché, diciamo, ha un valore strategico anche l'acquario che abbiamo finanziato con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e che consentirà la liberazione dell'ex stazione cacciatorpediniere del Mar Piccolo. Questo, come sapete, necessita la ristrutturazione della base navale del Mar Grande. Insomma, un insieme di progetti che guardano alla città e che si completano con quello che abbiamo fatto stamattina, cioè perseguire un rilancio del porto di Taranto. E adesso un episodio singolare, quello che si è verificato vicino a Brindisi. Dalla spiaggia libera di Torre Canne, infatti, è scomparsa la sabbia. Pensate, lo ha denunciato con tanto di documentazione, video, fotografica, un consigliere comunale di Fasano. E dietro il mistero potrebbe esserci la mano umana, come ci spiega nel prossimo servizio Gianmarco di Napoli. Dalla spiaggia libera adiacente a Fiume Grande, in soli 3 mesi sarebbero scomparsi centinaia di metri quadrati di arenile, probabilmente prelevato e spostato in stabilimenti privati sul litorale di Torre Canne. Lo denuncia con il supporto di video e foto il consigliere comunale indipendente di Fasano, Raffaele Trisciuzzi, che ora chiede anche le verifiche da parte della Capitaneria di Porto. Sin dall'inizio dell'estate ho ricevuto una serie di segnalazioni che diciamo, mi allarmavano sulla modifica su quel tratto di costa. Fatto sta che erano segnalazioni prive di riscontri oggettivi e quindi ho lanciato un allarme dopo aver visto un'ulteriore segnalazione sui social per ricevere magari della documentazione, delle foto, dei video. E il risultato dell'ultimo, diciamo, post, che poi è stato parecchio rimbalzato anche da vari siti di informazione, denota una evidente, diciamo, erosione di quel lato di costa
a sud di Fiume Grande e anche dei lavori che per un video datato il 28 giugno erano stati effettuati. Ovviamente abbiamo il video di quel giorno, ma probabilmente i lavori sono seguiti per vari giorni di quel periodo, in cui delle pale meccaniche scavano all'interno del litorale nel lato nord di Fiume Piccolo. Un fiume tra l'altro che... è un video realizzato praticamente all'alba, quindi in un orario in cui non c'era nessuno in giro. Assolutamente sì, intorno alle 6 di mattina. Ho provveduto ad allarmare anche gli uffici mi hanno confermato che non c'era alcuna autorizzazione ad alcun lavoro su quel tratto di litorale, quindi quei lavori sono senz'altro abusivi. In più vorrei segnalare un'altra cosa. Fiume Grande, che diciamo è prospiciente ad un'area di estremo valore naturalistico, è stato modificato con degli argini in cemento rinforzati nell'arco di quest'anno e coperto da dei lastroni grandissimi che permettono oggi la carrabilità del fiume. Quindi ho modo di ritenere che sia stato tappato il fiume per permettere a dei mezzi pesanti anche di attraversarlo da un lato all'altro. E diciamo che la modifica dalle foto e dai video comunque si vede abbastanza evidente, denunciata sì da me, ma da tantissimi fruitori di quel tratto di costa. Cambiamo argomento adesso. Come il clima sta cambiando, le coltivazioni del Salento, spariscono gli ulivi, i terreni del Salento iniziano a popolarsi di coltivazioni tropicali, complice il mutamento del clima in atto. Il clima nel Salento, ma in tutto il nostro paese, in questi ultimi anni è cambiato. Le temperature medie si sono alzate, il batterio che ha poi ucciso le nostre campagne ha fatto il resto. La xylella, infatti, ha messo in ginocchio un sistema che per anni ha caratterizzato l'economia delle famiglie salentine e mantenuto in piedi un intero settore. Ora però, secondo quanto emerso da un'immagine di Coldiretti Puglia, molte aziende, soprattutto nel territorio salentino, si stanno attivando per convertire e iniziare un'attivazione di frutti esotici che stanno entrando lentamente a far parte anche della nostra alimentazione. Primo fra questi l'avocado, una pianta che dall'America centrale è arrivata nel nostro paese e che proprio nel Salento sta trovando ampio spazio. Sono infatti oltre 50.000 le piante piantate nel territorio salentino. Stesso discorso vale anche per le bacche di goji e per il mango. Tutti i prodotti che a questo punto dovremo abituarci a vedere nelle nostre campagne e successivamente nei nostri piatti, con la speranza però che la xylella possa essere curata e combattuta e che possa tornare a regnare l'ulivo con la sua maestosità nelle nostre campagne. Arriva a Brindisi l'approvazione della Giunta Comunale nella delibera che avvia l'iter per la realizzazione nella città adriatica di un nuovo palazzetto. I dettagli. Approvati dalla Giunta del Comune di Brindisi il progetto di fattibilità, il disciplinare e lo schema di convenzione per la realizzazione della New Arena. Un atto particolarmente atteso, con un leggero ritardo che stava preoccupando i tifosi brindisini e che con questa firma conclude la prima parte del percorso che porterà alla costituzione del nuovo palazzetto. Sì, è un momento importantissimo perché approvando in Giunta lo studio di fattibilità, il disciplinare di gara e la convenzione abbiamo sostanzialmente dato via libera all'emanazione del bando. Adesso passeranno 45 giorni per la presentazione delle varie proposte e poi ci sarà la fase di aggiudicazione della gara. Voglio dire che oggi la parte politica è finita, adesso c'è solamente la parte amministrativa che poi perverrà poi alla fine della costruzione del nuovo parasport. È stata una procedura abbastanza dura, lunga, però siamo nei termini, perché a pensare che rispetto a quella che era la roadmap iniziale ci siamo con soli 2 mesi di ritardo, nonostante il Covid, mi ritengo abbastanza soddisfatto per come è andata la cosa e per la celerità e poi il progetto che è stato presentato, che sarà poi la base di partenza per la gara. Un progetto che ovviamente vede in prima linea lo sport ed il basket in particolare, ma che punta ad essere un punto di riferimento ampio per la città. Sport deve essere solamente una e non la principale delle attività.
Se basta pensare che ogni palazzetto, lo stadio, viene impiegato solamente 15, 20, 25 volte all'anno, invece Brindisi ha bisogno di una struttura che lavori 365 giorni all'anno. E in questo senso è andato il progetto, perché prevede possibilità di fare concerti, convegni, congressi, altre attività di spettacolo. Al suo interno ci sarà una palestra, ci saranno dei negozi attivi nel momento in cui si faranno delle iniziative. Quindi sarà una struttura polifunzionale, ma veramente polifunzionale, e che sarà capace di attrarre a Brindisi tante persone e quindi creare opportunità di lavoro e anche turismo. Torniamo a Taranto adesso con un radicale intervento di pulizia che è stato effettuato al rione Tamburi, che ha indotto tra l'altro l'amministrazione comunale a chiudere al traffico una strada. Ha disposto la chiusura della strada e ha fatto ripulire radicalmente l'area. È stata questa la scelta del sindaco Rinaldo Melucci per contrastare i continui abbandoni di rifiuti che bersagliano via della Croce al quartiere Tamburi. Il primo cittadino ha effettuato un sopralluogo durante le operazioni effettuate dal personale di Chima Ambiente Amio e dalla polizia locale, accompagnato dagli assessori Paolo Castronovi e Gianni Cataldino e dal presidente della partecipata Giampiero Mancarelli. È stato necessario impiegare una pala meccanica, un ragno e diversi cassoni scarrabili per rimuovere il materiale accumulato in appena una settimana dall'ultimo intervento di pulizia. Abbiamo disposto la chiusura della strada, ha spiegato il sindaco Melucci, proprio per impedire che questo scempio possa ripetersi. Abbiamo le immagini delle telecamere di sorveglianza, faremo le multe necessarie a chi, magari residente in questo quartiere, preferisce far vivere i propri figli in questo schifo. È impensabile, ha proseguito il primo cittadino, che con tutti gli sforzi che stiamo facendo e che stanno facendo i cittadini per bene, dobbiamo subire questa situazione. Eravamo stati qui la scorsa settimana, ma non permetteremo che ricapiti. Taranto ce la farà, ha concluso. E adesso ci spostiamo a Manduria perché mancano poche ore ai festeggiamenti in onore del santo patrono della città messapica. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta oggi su Canale 85. Vediamo il servizio di presentazione. La città di Manduria si prepara a vivere i suoi giorni di festa in onore del santo patrono Gregorio Magno. Seppur limitati alle sole celebrazioni liturgiche in osservanza delle normative ecclesiastiche e civili di prevenzione della salute pubblica, per permettere a tutti di vivere la festa e la fede, seppur a distanza, Canale 85 trasmetterà in diretta il 2 settembre, a partire dalle ore 18:30, la Santa Messa Pontificale in onore di Gregorio Magno, patrono della città, presieduta dal vescovo di Oria, Monsignor Vincenzo Pisanello, con l'introduzione a cura di Giovanni Colonna. Perché Manduria ha scelto San Gregorio Magno come patrono della città? Diverse le ipotesi. Secondo alcuni storici, nel XVI secolo nella chiesa matrice esisteva un altare dedicato a San Gregorio come protettore di Casalnuovo. Sembrerebbe che in quel periodo ai neonati veniva dato il nome di Gregorio. Secondo alcuni questa scelta va intesa come segno della crescita del culto e della devozione verso il santo patrono. Ma c'è anche chi sostiene che possa essere stato il ringraziamento per aver liberato la città dalla peste del 1429. Forse i fedeli, memori di quanto il Papa Gregorio Magno aveva fatto durante la pestilenza scoppiata a Roma durante il suo pontificato, dovettero rivolgersi al santo per ottenere la grazia. Proprio per questo, quando la peste fu vinta, San Gregorio Magno sarebbe stato elevato come protettore della città. Manduria in realtà festeggia due volte il santo patrono. La festa del 12 marzo è quella civile in ricordo della morte di Gregorio Magno nel 604. Quella di settembre è invece la festa religiosa in ricordo della sua elevazione al pontificato. Ed allora l'appuntamento con la messa pontificale presieduta dal vescovo di Oria, Monsignor Vincenzo Pisanello, è in diretta su Canale 85. Il 2 settembre alle ore 18:30. Ed ora apriamo la nostra pagina sportiva del mattino, parliamo del Lecce, i giallorossi puntano all'argentino Badaloni, mentre dal ritiro arriva la brutta notizia dello stop di Rispoli che rimarrà fermo per 30 giorni. Iniziano i primi guai in casa giallorossa per Eugenio Corini, che si è fermato a causa di un infortunio alla mano destra, che costringerà il terzino destro ad indossare un tutore nel corso dei prossimi allenamenti e per circa 30 giorni.
Arrivano invece buone notizie per quanto concerne il Covid. I giocatori nel corso della serata di lunedì si sono sottoposti a test molecolare che ha evidenziato la negatività al virus da parte di tutti i giocatori. Continuano invece il loro periodo di quarantena Taxidis e Vera Ramirez. Sul fronte mercato invece il Lecce ha puntato con attenzione l'attaccante sudamericano Tomas Badaloni, che milita nel campionato argentino nella formazione del Deportivo Godicruz. Continuano i contatti invece per l'esterno offensivo Paganini, in scadenza di contratto con il Frosinone, un giocatore che potrebbe arrivare a parametro zero nel Salento. Due mosse fondamentali per iniziare a disegnare, secondo quelle che sono le esigenze del tecnico Eugenio Corini, il Lecce che verrà. Intanto è stato definito lo staff sanitario, confermata l'assenza del dottore Palaia, con cui non si è ricucito lo strappo del scorso mese di agosto. È stato confermato invece il dottore Congedo, che verrà coadiuvato dai dottori Tondo e Marti per le cure dei giocatori della formazione giallorossa. E adesso la Virtus Francavilla. Dal ritiro di Chianciano Terme, il presidente dei biancazzurri Magri conferma l'intenzione di voler vivere una stagione da protagonisti. Il servizio del nostro inviato a Chianciano, Giuseppe Andriani. Un ritiro diverso, con le prescrizioni anti-Covid, nessuna amichevole, tamponi, test sierologici quasi all'ordine del giorno, ma a Chianciano Terme sta nascendo la nuova Virtus Francavilla. Al nostro microfono il presidente Magri commenta così. Presto, un ritiro strano però, eh? Sì, sicuramente un ritiro strano, con tante difficoltà legate a questa emergenza sanitaria, però ecco, noi ci siamo organizzati e stiamo andando avanti ormai con un sistema rodato. Credo che il calcio professionistico abbia un protocollo anche più stringente rispetto agli stessi medici che sono in corsia, con tampone ogni 4 giorni e tante altre incombenze. Sul mercato il presidente Magri non si sbilancia, anche perché la squadra è quasi completa, ma altri innesti arriveranno. Io credo che abbiamo una squadra forte, abbiamo fatto degli innesti mirati, 2 giocatori molto, molto forti, e sicuramente qualcosa ancora faremo, qualcun altro arriverà, qualcuno andrà via. I 2 calciatori di cui parlava Magri sono Franco e Giannotti, i 2 volti nuovi di questa squadra. Le loro prime impressioni sono positive. Ho trovato un grande gruppo, un gruppo che lavora bene, un gruppo di amici, perché un po' questo mi era mancato nell'ultimo anno, quindi sono ancora più felice della scelta che ho fatto. Impressioni molto positive, un gruppo molto, molto unito, molto forte, dove ci sono giocatori molto importanti per questa categoria. Poi credo che il mister sia abbastanza preparato, allo stesso tempo anche il direttore e società credo che sono molto, molto preparati per questa categoria. E adesso il Brindisi. È intervenuto in diretta nel nostro telegiornale il capitano del Brindisi Pizzolato, che non si sbilancia sul futuro della compagine messa a apica nel prossimo campionato. Vediamo. Come sta andando questo ritiro? Come sta proseguendo la preparazione del Brindisi? Siete arrivati da poco, siete nella fase clou, no? Quella dei carichi di lavoro, quindi grande fatica e grande carico sui muscoli. È soltanto il primo giorno, avete fatto anche qualche allenamento anche a Brindisi. Che impressione hai soprattutto dei nuovi e degli under che sono stati aggregati alla squadra? Come sta nascendo questo Brindisi? Sì, naturalmente è un'ottima impressione, sono tutti dei bravissimi ragazzi e già si sta creando un bel gruppo anche con lo staff tecnico, col mister, con la società. C'è molta armonia durante il lavoro e anche fuori dal rettangolo verde. Per quanto riguarda invece il nuovo allenatore, ci sono già intravedi delle differenze tra la precedente e questa gestione? Sì, comunque il mister lo conoscevo per averci giocato contro e è molto preparato e ci sta facendo lavorare come si deve. Per quanto riguarda il radiomercato, vede il Brindisi come una società che si sta costruendo per fare un grande campionato. Che promessa ti senti di fare ai tifosi biancazzurri dai nostri microfoni? Che stagione sarà quella del Brindisi, secondo te?
naturalmente bisogna volare basso. L'unica promessa che mi sento in grado e in dovere di fare è quella che in ogni partita daremo tutto il 100% fino all'ultimo secondo, venderemo cara la pelle a tutti. E chiudiamo adesso con il Taranto. Parla il centrocampista offensivo Leandro Guaita, che ai nostri microfoni ha tracciato un bilancio di questa prima fase del ritiro dopo 2 settimane di preparazione a Pietralunga, in Umbria, in provincia di Perugia. Il ritiro del Taranto in Umbria volge al termine. Abbiamo tracciato un bilancio della preparazione dei rossoblù con l'esterno argentino Leo Guaita. Stiamo lavorando molto bene, sicuramente con le difficoltà di essere stati tanto tempo fermo, ma penso che abbiamo reagito molto bene a tutti i lavori fatti. Stiamo lavorando davvero bene e niente, sperando di arrivare alla prima del campionato nel migliore dei modi. L'ex calciatore del Potenza parla dell'inserimento negli schemi del nuovo tecnico ionico Giuseppe Laterza. Stiamo lavorando, come ha detto bene il mister, lo sappiamo anche noi che dobbiamo migliorare perché siamo alla prima settimana di allenamenti, quindi c'è tanto da lavorare e migliorare, però nella partita fatta contro una bella squadra abbiamo già dimostrato che i concetti che lui vuole li stiamo mettendo in pratica e ci stiamo trovando veramente bene. La rosa è stata profondamente modificata rispetto alla passata stagione. Ecco il gruppo che sta nascendo secondo l'argentino. È un gruppo molto bello, è da tanto che non si vedeva un gruppo così, che io non vedevo almeno un gruppo così unito con lo stesso obiettivo, veramente fa molto piacere perché a volte il gruppo, soprattutto dentro al campo, che è quello che importa, che abbia la stessa mentalità, lo stesso obiettivo, veramente importante. Questo penso che è una cosa che è già consolidata in noi. Chiudiamo in questa maniera il nostro telegiornale del mattino. Ringraziamo voi da casa per l'attenzione, Giuseppe Michele Marchitelli sulla parte tecnica. Buon proseguimento di giornata. L'informazione tornerà alle 13:55, ma per gli aggiornamenti in tempo reale c'è il nostro sito, canale 85.it, la nostra pagina Facebook. Grazie e arrivederci.